Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui con un nuovo episodio di FIFA 20 e la carriera allenatore del nostro Antonino Croce e il suo Mansfield. Allora ragazzi, siamo arrivati a ben 22 partite di Premier League, siamo ufficialmente terzi in classifica, abbiamo, diciamo, non siamo andati bene nell'ultima partita. Ma adesso proseguiamo innanzitutto facendo ad allenare alcuni giocatori. A questo giro porterò ad allenare Meyer, Quaresma, Vlahovic, Roberts e Xavier. Vediamo se qualcuno migliorerà un tantino. Qualcuno in effetti migliora e va bene così, questo è fatto. E avviciniamoci alla partita. Ricordo che è arrivato il nuovo attaccante Hidao, che fino adesso, diciamo, ancora non si è fatto molto, diciamo, sentire. Intanto c'è un'offerta di prestito per Mrsic per quanto riguarda i Wolves, e noi andremo ad accettare il prestito di lui visto che abbiamo un bel po' di attaccanti. E quindi accettiamo un anno di prestito per il caro Mrsic in modo che possa crescere. Abbiamo il problema. Di Pierce per il rinnovo. E io direi di andare a fare questo rinnovo prima di proseguire. Anche perché Pierce non lo voglio tanto perdere. Quindi andiamo a rinnovare. Il caro Pierce che ha 6 mesi di contratto, no, non è ancora, non è disponibile. Ok, al momento non è disponibile. Avviciniamoci quindi alla prossima partita. Intanto vediamo un po'. Mrsic ha accettato di trasferirsi. Ok, quindi Mrsic va via Wolves e c'è un'offerta di trasferimento per Fan. 11 milioni di euro e qua dobbiamo valutare. Intanto Cassidy è stato ceduto, quindi se n'è andato. E vediamo un po' per quanto riguarda il fatto che l'Hertha Berlina vuole Fan, anche se stava giocando bene. Noi cercheremo di venderlo, ma al prezzo che vogliamo noi. Quindi ragazzi, andiamo a trattare l'eventuale cessione di Fan, che ricordo comunque nelle ultime partite si è ben giocato bene e noi chiediamo ovviamente 20 milioni per il suo cartellino. Se accettano è bene, altrimenti pazienza. No, 11.100 assolutamente no. Quindi rinegoziamo. Se vogliono il nostro giocatore devono pagarci 20 milioni. Sono arrivati a 15.900. Controfferta, rinegozia, assolutamente no. Io meno di 20 milioni non ho intenzione di venderlo. Quindi se vogliono è questo. Ok, mi dispiace per l'Hertha, però io Fan me lo tengo e se lo vogliono devono pagarlo. Mi sembra anche normale. Ok, e avviciniamoci alla prossima partita. Intanto siamo scesi al quarto posto perché Chelsea ci ha raggiunto. Intanto offerta di trasferimento per Yarwood, attenzione 21 milioni e mezzo, 21 milioni e 700 mila euro dal Mönchengladbach e vediamo, possiamo venderlo anche a 35, però io Yarwood ovviamente rifiuto perché Yarwood è un giocatore importante per il nostro Mansfield. C'è anche qualcosa per quanto riguarda i giocatori. O'Hara vuole giocare, ci penseremo, vediamo se farlo giocare. Abbiamo la partita contro il West Bromwich e andiamo a farci un po' la formazione. Allora, innanzitutto facciamo riposare Quaresma, metterò Roberts in campo al suo posto, Fan sarà titolare. Facciamo riposare anche Sterling, mettendo Candela al suo posto e Zagre, mettendo Mitchell. Visto che ci ha chiesto di giocare, metteremo O'Hara in campo titolare, Yarwood, Lopez, Fosu, Takkar e Soko saranno i nostri attaccanti. In panchina Ida, Hakimi,
Haaland, Silveira, Hamilton, Chong e Nobakir. E Needham, sinceramente Needham preferisco ovviamente portarmi in panchina Ogier, nonostante tutto. Quindi ragazzi, ci andiamo a giocare questa partita. Vediamo un po' di riuscire a portare a casa un'altra vittoria, anche per la classifica, visto la situazione. Quindi andiamocela a giocare. Non sarà sicuramente facile, ma questo lo sappiamo. Tutte le partite del nostro Mansfield sostanzialmente non sono facili. E andiamo, ragazzi. Eccoci, ragazzi. Eccoci. Partita importante. Ancora una volta abbiamo portato Fan titolare. Qua intanto abbiamo sbagliato. Attenzione qua, ci aprono la difesa. Bravo Fan. Poi bravo anche il nostro difensore. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Allenatore Calvini. Ottima questa palla per Takkar, che prova il tiro. Bravo lo magico. Cross verso il centro dell'area. Attenzione qui, peccato. Peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì. Peccato, vediamo un po' se riusciamo a conquistare non dovrebbero avere troppi problemi. Subito palla a confermarsi la difesa meno perforata contro quello che è il peggior attacco del torneo. Sulla carta sì, Pier, ma il calcio è bello perché sa essere attenzione a questa palla e attenzione, ancora un'occasione. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie, basta il minimo errore per prendere. E qui il portiere e poi prova un tiraccio Candela. Se avesse centrato anche la porta adesso commenteremmo un gol eccezionale. Ok ragazzi, cerchiamo di apprezzare comunque il tentativo di fare questo gol perché ce lo meritiamo fino adesso. Ma ovviamente West Bromwich è pericoloso quanto basta. Bravissimo. Attenzione qua. Può colpire da lì. Attenzione se va. La palla scavalcare la difesa. Purtroppo lo magico e va in fuorigioco. Peccato. Scattato in anticipo. Peccato. Abbiamo tentato, ma eccolo magico. Bravissimo Diu. E arriva il gol. Soko. Ottima la scelta di tenere con noi Soko. Già spingendo da diversi minuti e alla fine l'hanno sbloccata. Un Soko che arriva ancora al gol. Stiamo rivedendo. Bravo qui Drew. Bella palla per lo magico che poi dà la palla al nostro Soko. Nono gol in Premier League per Soko. Evo in dubbio all'inizio campionato, visto le cattive prestazioni di Soko, di metterlo in vendita. Poi diciamo che abbiamo deciso, ho deciso di tenerlo nonostante tutto, anche perché stava iniziando a segnare e a fare gol abbastanza pesanti. E qua intanto riproviamo ad attaccare. Attenzione, qua peccato. Peccato, un'altra occasione sfumata. Dicevo, abbiamo deciso di tenerlo. Ha iniziato a segnare molto spesso, quindi era anche normale tenerci un giocatore come lui. E attenzione a questo lancio molto bello per Lopez. Può ricevere una posizione interessante. Attenzione, tiraccio del magico, peccato.
In più è andato via Mizjak e questo ci fa bene perché ci libera uno spazio in attacco. Attenzione qua. Pallone invitante, cerca di bucare il compagno. Peccato, peccato, l'idea non era Palla male. spazzata via, azione che sfuma. E attenzione qua, Mitchell Palla cerca di molto non farti interessante. superare. E niente, si è fatto superare. Azione ideale. Bravo Konsa, che poi spazza Palcheggio, via. push, rimessa laterale. Un Konsa anch'esso che a inizio Spazio per il cross. stagione mi stava dando un po' di dubbi, invece ha Pericolo, dimostrato palla in gioco. Intervento tempestivo del difensore che intercetta Mossa. tutta la sua bravura, lo ha dimostrato nettamente. Tanto qua la palla a pelo magico. Vediamo cosa fa ora. Ottimo il recupero, Peccato, il passaggio lancio per verso la Soko è porta, destro sbagliato. aperto. L'extra time sarà di 2 minuti. E dobbiamo stare attenti perché comunque West Bromwich è comunque Ancora. pericoloso. E E intanto finisce qui il primo finisce tempo, il 1-0 primo alle tempo. 2:45 di gioco. Un vantaggio meritato per i nostri ragazzi. Ci portiamo un vantaggio importante. Non farei nessun cambio per questo inizio secondo tempo, per adesso. Comincia ora il secondo tempo. Anche se sicuramente Soko, che non è tornato molto spesso in difesa questa volta, però tutto sommato Bravo qui a mettersi sulla traiettoria ha del fatto un passaggio. gol importante. Ottimo gioco di passaggi da parte della nostra squadra. Ottimo questo lancio. Attenzione. Bene. Attenzione qua. Vediamo Bellissima. cosa inventa ora. Palla interessante. E arriva il gol. Andata, invece Grande parte in porta. azione. 2 gol da Soko ricordare ora assist per gli avversari. vincente. È ancora presto però per E cantare vittoria. Lopez, Si fa che dura ci per porta loro. su 2-0, Perché ma che oltre a tentare bellissima di segnare, azione! devono fare attenzione a Una non grandissima sviare la difesa. azione. Non Bravo facile questa Lopez fase, e poi visto anche finora. grande Soko, L'ha messa che nell'angolino, ha però il portiere non dato poteva certamente una palla arrivare. davvero Un tocco di giustezza interessante. preciso, chirurgico. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Vediamo un Prepariamoci po'. ad assistere alla partita di Premier League dei padroni di casa, trasmessa come sempre da Sicuramente EA il Sports. risultato ci fa ben sperare. Può colpire da lì. E attenzione Leggera qua. parata, senza difficoltà per il portiere. Bravissimo Fan, che onestamente non vorrei venderlo. Partita di Premier League per loro, come sempre per voi, su EA Sports. Attenzione qui. A metri per correre. Ottimo questo triangolo. È in buona posizione. Bel cross, La peccato, il cross spazza via. era molto interessante. E tanto qua recuperiamo ancora palla. C'è un West importante rientro di Bromwich. mercato. Christian Eriksen ha perfezionato il suo passaggio al Real Madrid E dal qua Tottenham. Soko intanto è stato Avevano giocatori in fermato. quel ruolo e sono riusciti a bruciare la concorrenza. Aumentano l'intensità del Intanto pressing. qua Questa ottima spalla palla interrompe. recuperata da Fosu. Qua fuori gioco, peccato. Voleva sorprendere la difesa, ma qui Peccato, finito in fuori offside. gioco. Vuole la L'idea non era spazzata. male, facciamo un cambio anche noi ragazzi, facendo uscire innanzitutto Soko e mettendo Alan in campo al suo posto. Farei riposare anche O'Hara, che ha giocato, e quindi ci mettiamo Ogier al suo posto, due giocatori Questa freschi. sostituzione per lui può essere utile. Un Buona la sua doppio prestazione in cambio campo. sicuramente Una sconfitta importante. certamente le attese. Lettura E perfetta qua ha da parte di fermato lo Ogier. magico. Niente, intanto ci attaccano. Fermati, molto bravo. Cerchiamo di fare un'altra Finisce con una bellissima soluzione azione. interessante. E Questa qua situazione è stata Yerwood, pericolosa. l'azione era pericolosissima a mio avviso, però non siamo riusciti a Townsend. concretizzarla, peccato. Grande Konsa, ancora un altro recupero difensivo, si sta dimostrando un nuovo Pierce praticamente. E intanto Conduzione qua, bello ideale. scambio con lo Avanza con palla in Takkar. piedi. E Lopez. qua, Pericolo, palla in gioco. attenzione, c'è un fallo però a mio avviso. Ok, calcio d'angolo, facciamo l'ultimo cambio, ragazzi. E a questo punto
Facciamo uscire proprio Takkar, proviamo a mettere Idà in campo al suo posto, perché fino adesso Idà, insomma, non è Giocatore che stato abbandona il campo e possiamo ascoltare gli applausi dei tifosi. Buona partita, non è buona stato partita. molto La sua messo prestazione è stata buona, una delle migliori anche fino oggi. adesso. Bravo qui a smarcarsi. Buon Attenzione intervento della Alan, palla, attenzione, palo! palla ancora buona. Niente da fare, peccato, palo di Alan. Attenzione perché è pericoloso. Squadra Qua mobile che sta ancora, attenzione, per effettuare un cambio. recupera Inizialmente ha preso un Alan rigore ed è necessario correre ai ripari. e Prova prova la ancora un palla, palo, palo che ragazzi. non è finita, Ancora un attenzione. palo. Il Siamo West entrati nei Bromwich primi 10 minuti. fortunato in Appuntamento col in gol questa di partita. Vandanovo, Intanto bravo che qui qui si è infranto contro i legnini. Candela, bravo anche Consa. E Stanno cerchiamo sbagliando di poco nel possesso palla. ripartire. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Lo vede. Vediamo cosa inventa ora. Attenzione qua, Palla scavalcata ancora in un'altra difesa. occasione. Vediamo cosa fa ora. Buono il lancio di E Alan. qua Recupera il pallone con peccato, un intervento peccato. decisivo. Ci Alan sarà una fermato. sostituzione. Occhio al corner. Attenzione al calcio d'angolo. E niente da fare, ma la palla è nostra comunque. Colpo di tacco elegante. Pallone invitante. E Palla di qua siamo recupero stati dell'area. fermati. Bravo Roberts. Occhio Attenzione all'avanzata. Attenzione al qua. pericolo. Prova il Pericolo. tiro Tocca a ancora Bagnoli Alan. che va in presa. È un assedio a West Bromwich, ma non riusciamo a fare il terzo Chiamiamo gol. Matteo Barzaghi per sapere quanto manca ancora al termine del match. Qua ha Ultimo giro di lancette anticipato per chiudere questi il nostro 90 giocatore, ma è minuti. finita la partita, L'arbitro ragazzi. fischia la fine. Una Calcio di rigore. vittoria pesante, importante per il campionato, bravissimi ragazzi, e gran bella vittoria che sicuramente ci dà morale e soprattutto tante altre cose. Il Liverpool intanto ha vinto, e anche il City ha vinto, quindi sostanzialmente, come ha vinto anche il Chelsea, sostanzialmente la classifica non è cambiata, ma va bene così. Il Would you mind nostro asking a couple of Antonino questions? Croce, perché Quaresma non ha giocato, prima viene la squadra, quindi ovviamente è giusto che abbia un po' riposato. Si aspettava che West Bromwich avrebbe segnato oggi. Il Mansfield Town è una squadra vincente, quindi. Allora, come si sente dopo il risultato? Siamo stati perfetti, bravi ragazzi, gran Thank bella you. partita e grande successo, che sicuramente è importante. Intanto lo stesso Ava ci ringrazia di averlo fatto giocare, quindi prestazione notevole, bravo Ava, gli diamo un po' di morale, facciamo allenare altri giocatori a questo punto, e a questo giro io direi di far allenare loro. Vediamo un po'. Cresce Caramoco che sale a 58, ottimo il fatto che sia salito. Siamo sempre quarti in classifica, sostanzialmente non è cambiata molto, ma abbiamo ragazzi lo scontro diretto contro il Liverpool, contro la capolista. Siamo allo scontro diretto contro la capolista. Sarà una partita importante. Intanto offerta di prestito per Fire. Sì, lui possiamo anche darlo, così può anche andar via anche lui. Vediamo se accetterà. E avviciniamoci al big match, ragazzi, contro il Liverpool. Speriamo di avere i migliori giocatori a disposizione. Intanto Fire ha rifiutato la squadra del Minnesota, quindi peccato. Andiamo a farci la formazione. Abbiamo un po' di giocatori stanchi. Innanzitutto al posto di O'Hara tornerà in campo Ogier, al posto di Roberts torna in campo Quaresma, al posto di Candela torna Sterling e al posto di Mitchell, che non giocherà contro la sua ex squadra, torna Zagre. Io direi che Fosu sinceramente lo farei riposare per questa partita. Metterò in campo Kan, che avrà anche la fascia di capitano. Lopez lo tengo in squadra, come anche Yerwood. In attacco, sinceramente, io provo Otè,
subito e al posto di Sokò, cari ragazzi, io provo Alan titolare, quindi con coppia d'attacco differente. Ci portiamo in panchina sicuramente Harvey al posto di Sokò, nonostante Sokò stia giocando davvero alla grande. C'è da dire che mi porto anche Needham al posto di O'Hara in panchina e sostanzialmente non farei nessun altro cambio. Quindi ragazzi, ci andiamo a giocare questa importante partita contro la capolista Liverpool e vediamo un po' come andrà, ragazzi. C'è anche la conferenza stampa, andiamoci a fare la conferenza stampa. Hi guys, thank you all for coming. We'll start taking questions now. Allora, turnover, Sterling giocherà sicuramente. Riuscite a dare continuità a questi risultati? Abbiamo il dovere di provarci, è giusto che sia così. Cambierà qualcosa in allenamento visto l'impegno contro il Liverpool? Siamo pronti, meglio di così, siamo pronti a questa sfida. E vediamo, ragazzi, è una sfida importante contro il Liverpool. Allora, rilasceremo la loro casacca bianca più che altro, quindi ce la giocheremo così. Sarà una partita difficile, vediamo cosa accadrà. Ci siamo, ragazzi, ci siamo, big match. Sfida al vertice tra il Mansfield, sfida per il vertice tra il Mansfield e il Liverpool. Abbiamo una coppia d'attacco differente rispetto all'ultima partita. Intanto qua Kan non riesce a fermare l'avversario. Ottimo recupero della difesa. Questa è la formazione di partenza dei... Attenzione qua. Oggi hanno scelto il falso 9. Attenzione, se ne va Yearwood. Spazio per lui. Bruttissima, bruttissima azione. O meglio, la parte finale dell'azione era perfetta se non si sbagliava nella conclusione finale. Peccato. Campionato quanto mai incerto per quanto riguarda la lotta al titolo. Attenzione qua. Stefano, te l'aspettavi? Ci speravo. Sicuramente. Bravissimo Sterling a fermare l'avversario. Al giro di boa. Penso che gli stessi tifosi preferiscano assistere a partite combattute fino qua a... c'è un quasi fallo. Molto cattivi i giocatori del... Da seguire sicuramente questo giocatore. Attenzione qua. E... è uno che gioca spesso con la squadra. Attenzione, ha provato dopo un dribbling Yearwood, ma ancora una volta non siamo riusciti a fermarli. Attenzione al contropiede, appunto. Kan non riesce a tenere il giocatore avversario e adesso recupera la palla e se ne va a metri per correre sulla corsia. Attenzione qua. E arriva il gol, ragazzi. Arriva il gol. Gran palla. Grande Otè che fa un gol importantissimo. Un gol importantissimo per il risultato. Un grande assist di Yearwood e gran gol di Otè. Al suo quinto gol in Premier League, tra l'altro. Siamo in vantaggio, ragazzi, chi l'avrebbe detto? Il Liverpool è vero che l'abbiamo sconfitta più di una volta. Intanto qua bravissimo te nel recuperare la palla. Attenzione qua. Attenzione, troppo corto il... No, qua sbaglia intanto. Bravissimo Quaresma, bravissimo. E qua comunque... E qua fermato Te in calcio d'angolo. Ma per adesso il risultato è a nostro favore. E qua ha provato di testa, ma segnare di testa è sempre difficile.
Intanto guardate come si ferma questo giocatore e riesce anche a darla. Bravissimo Zagre. Attenzione al pressing che Sterling. stanno iniziando a farci. Attenzione a questo Colpo fallaccio. verticale interessante. Attenzione. Se l'è bevuto. Attenzione Lopez. Abbastanza rassicurante. Nonostante Ovviamente la tutto, partita non si Lopez respira ci anche per porta Parigi. sul Quanto sprechi di 2-0. vantaggio da gestire. Ancora un Questo gol di Milan continua a Lopez, sfruttare i tempi e che lasciare pochi dimostra spazi per fare la prima mossa. sempre di più di essere un grande giocatore sulla fascia. Che evidenza le straordinarie L'avevamo qualità preso per la fisiche, tre ma questo quarti, si è giocatore rivelato si è utilissimo per la isolato. fascia. Nessuno è riuscito a fermarlo. Uno spettacolo. E il suo terzo Match gol che in Premier rimonta League. l'allungato portandosi sul 2-0. Iniziamo anche a valutare il fatto dei gol dei nostri attaccanti, dei nostri giocatori. 2-0 che ci sta tutto, ragazzi. Zagadou. Almeno fino adesso. Liverpool che ha avuto un miglior possesso palla finora, maggior possesso palla che non si è tradotto finora in un maggior numero di occasioni da Attenzione rete. qua. Troppo lenti a far girare la palla, permettono alla difesa di riposizionarsi. Devono Ancora accelerare, devono attenzione. trovare spazi per andare al tiro e Ottimo reagire questa pericolosi. partita. Attenzione, palla per. Bravo qui a smarcarsi. Attenzione! Provando Calisson, attenzione, si gioca. Niente da fare, la palla è recuperata, ma Intervento peccato. tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Peccato davvero, Roberto abbiamo Firmino. ancora una volta sfiorato. Barella. Sale la difesa, E scatta intanto una fuori palla fuori gioco. gioco. Ragazzi, 2-0 Sterling. ci sta benissimo. Ottima questa palla per il Ci nostro sarà minimo di giocatore. recupero. Vantaggio in possesso palla. Attenzione, peccato, Lopez non ce la fa. Ma comunque il fallo laterale è nostro. Pallone invitante. Ottimo questo Ecco la lancio. punizione. Ha letto Peccato bene l'azione Kahn ha del suo difensore sbagliato, ma è finito il avversario. primo E tempo. dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 Un il primo punteggio. tempo positivo dei nostri ragazzi, un vantaggio che ci sta tutto. Il City sta vincendo intanto e Chelsea non sappiamo. Vediamo un po'. Allora ragazzi, io non farei cambi per questo secondo tempo, ce la andiamo a giocare così, vediamo un po' C'è come il andrà. segnale dell'arbitro, comincia il secondo Il tempo. 2-0 ci fa ben sperare, siamo. Cioè, subire due gol è possibile, per carità, ma naturalmente speriamo che non Colpo accada impreciso, qui. Brutta pallone. palla intanto. Haaland è un po' in ombra, sinceramente. Me l'aspettavo un pochino Oxlade più pericoloso, Chamberlain. ma Sarri attenzione qui. Bravissimo può avvicinarsi alla porta. Roberto al suo posto. Quaresma. Grande recupero di Quaresma. Perde palla. E qua Lopez invece perde malamente la palla. Pallone interessante. Salva Non è Chiellini. fuori gioco. Non è Abbiamo fuori una coperta gioco. ora. Potrebbe E crossare. qua bravissimo Lopez nel recuperare palla. Prova I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pierre, provato il cosa dice lancio il per tecnico della Lopez, ma situazione? troppo corto. Barella. Roberto Firmino. E Prova a dare ancora l'ultimo sulla colpo fascia, all'attacco. attenzione. Saint-Maximin. Bravissimo Colpo di Sterling. difensore e dunque calcio d'angolo. Stiamo un po' subendo ultimamente, Assolutamente dobbiamo stare riorganizzarsi, ha attenti. bisogno di energie anche psicologiche questo match. Ottimo l'intervento del portiere. Bravissimo Fanton in porta, però Può attenzione. colpire da lì. Nabil Fekir. E attenzione, via Bravissimo questa Willian Sommer palla, a via recuperare. questa palla, va Sbaglia bene così. Giroud, pallone che finisce sul fondo. Intanto continuano a fare cambi quelli del Liverpool. E vedete come fanno pressing Il tempo è dalla loro parte, stanno portando a casa una sui vittoria nostri impensabile alla giocatori. vigilia. Venivano dati per sfavoriti. Pallone Attenzione corposo, qui. pericoloso. Attenzione. No, peccato, te Bravissimo qui. ha avuto una buona idea, peccato che Molta non attesa si è dai sostenitori del concretizzata. Liverpool per la prestazione fin qui deludente della squadra. Abbiamo un po' di Particolare difficoltà intanto, vincendo ci la stanno corsa facendo, in pressing attenzione. di fronte al prolungato possesso palla No, avversaria. attenzione, via. Fekir. Mamma mia. Buona la parata impresa da parte del portiere. Bravissimo Fan che ha impedito ogni tentativo avversario. Attenzione qui, se ne va. Bella Pallone raggiungibile, questo comodo lancio, dunque. ma Grande intervento del irraggiungibile.
portiere, una parata che vale tra poco faremo un po' di cambi, perché comunque abbiamo un po' di giocatori stanchi. Liverpool che sembra avere attenzione, cerca le soluzioni in verticale per andare a caccia del gol. Hanno deciso di rompere. Attenzione qua, mamma mia, bravo Consa. Grande Consa, loro fanno un altro cambio, li facciamo anche noi, ragazzi, siamo un po' in difficoltà. E quindi facciamo uscire Yarwood, mettiamo in campo Eno Bakir. Io direi di far uscire anche, diciamo, il nostro cavo Lopez, che è un pochino stanco. E mettiamo Chong su quella fascia, un pochino più fresco. E direi di fare anche l'ultimo cambio, fuori un Alan un pochino stanco. Tra Ida e Hardy, io sinceramente preferisco, nonostante tutto, Hardy. Quindi mettiamo Hardy per questa partita. Abbiamo fatto i tre cambi. Buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui, non ha tradito certamente le attese. Dobbiamo cercare di resistere questi ultimi minuti perché ce la stiamo portando a casa. Bravo, bravo Fan. Ok, intanto è scavalcato. Attenzione qua, bravissimo Eno Bakir. Se ne va Ote. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Peccato, peccato. L'idea non era male. E intanto qua pallone invitante. Via via, bravo Quaresma. Bravissima la difesa. Il Bayer Leverkusen ha confermato l'ingaggio di un calciatore. E qua intanto Hardy non è riuscito. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà. Però l'importante è tenerli lontani dalla nostra tre quarti, o comunque dall'area di rigore. Di palleggio quest'oggi. Però comunque sia riescono a fare un tiki taka pericoloso. Attenzione qua. Bene il passaggio e non era facile. Difficile trovare aggettivi per niente, qua il passaggio sbagliato di Hardy non è stato molto brillante l'innesto di Hardy. Bravissimo Quaresma. Ancora Quaresma che si sta dimostrando. Ancora due. Intanto questo lancio. Poi Sterling è fermato, ma comunque la partita, ragazzi, la stiamo portando a casa. Ci saranno due minuti di recupero. E intanto siamo stati ancora una volta fermati. Cerchiamo di stare attenti. La partita è quasi finita. Ed è finita, ragazzi. Vittoria 2-0. 2-0. Questo fammi dire, Stefano, è proprio la bellezza del calcio. Oggi nessuno avrebbe scommesso su questa. Contento il nostro Antonino Croce. Gambe la vittoria. Abbiamo sofferto nel secondo tempo, ma la vittoria è strameritata. Il City intanto ha vinto, come ovviamente facilmente, però abbiamo recuperato questi tre punti importanti sul Liverpool, soprattutto per la classifica. Ed ecco qui il nostro Antonino Croce su Sterling. Le è piaciuto? Merita tutti i complimenti. Bravo Sterling, ha giocato una bella partita. Sarà felice per questa vittoria. La formazione del Mansfield Town è un ottimo momento, sostanzialmente. La formazione, intanto, quanto è felice il risultato. Complimenti ai ragazzi, ci sta tutto questi complimenti. Per la sfida contro il Liverpool, ragazzi, visto che abbiamo vinto una partita importante, siamo al turno successivo di Coppa d'Inghilterra, quindi possiamo anche, tra virgolette, far giocare un po' le riserve in questa partita contro il Forest Green. E allora, io direi che abbiamo un ottimo... Stiamo passando, travalsando un ottimo momento. La squadra del Mansfield ha vinto le ultime due partite. Se andiamo a vedere la classifica, sostanzialmente siamo ancora quarti, ma siamo a un punto dal City e a pari punti con Liverpool e Chelsea. Quindi sostanzialmente ce la stiamo giocando. Mancano 14 partite al termine della Premier League. Siamo lì, quindi ce la possiamo ancora fare, nonostante le due sconfitte stagionali. Scusate. Allora,
Noi ci fermiamo qui per questo episodio, nel prossimo andremo avanti nella Coppa d'Inghilterra. Ricordo, l'obiettivo è conquistare una specie di triplete con campionato, Europa League e Coppa d'Inghilterra. Sarà difficile, ma ci proviamo. Io spero che l'episodio vi sia piaciuto, se così mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportarlo. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e sul canale Twitch, dove troverete il link in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio di FIFA 20 della carriera allenatore del nostro Antonino Croce e il suo Masfield. Ciao a tutti ragazzi!